Ciao ragazze, bentornati nel mio canale. Questo è il consueto appuntamento del video dei top e flop del mese di marzo. Allora, vi informo che non ho dei flop, ma ho ben tre ni, e vi spiego perché. Allora, partiamo subito. Il primo ni che vi mostro è questa crema dell'Equilibra all'aloe vera, è una crema corpo che contiene il 40% di aloe vera. Allora, perché la metto nei ni? Allora, perché come crema è buonissima, la profumazione ovviamente come sapete è neutra, sono prodotti diciamo abbastanza verdi e l'unica cosa è che andando a contenere burro di karité, olio di mandorle dolci e olio di jojoba, questa crema non è entrata un tubo. Cioè, nel senso, io me la do, la pelle tira come prima. Quindi la metto nei ni proprio perché, diciamo, come crema mi piace. Io quando faccio la lampada me la do sempre perché appunto va a attenuare, e questa è la crema, va appunto a attenuare i rossori, però diciamo non idrata. Quindi alla fin fine sono costretta ad andare a utilizzare un'altra crema appunto per fare proprio l'effetto di idratazione. Il prodotto che vi metto tra i ni è questo gel gambe al Ginkgo Biloba della marca Stardust, eccola qua. Spero riusciate a vederla, vediamo un po', così legge. Allora, perché questa crema la metto nei ni? Allora, innanzitutto questa io l'ho già te l'ho terminata. È un prodotto da una quantità di 200 ml. E costa ben 25 euro. Quindi la metto nei ni perché? La metto nei ni perché paragonata ai miei classici prodotti che utilizzo, cioè il cambiapelle di Cadeille o quello che sto utilizzando in questo momento che è la crema gel gambe all'aloe vera, cioè il prezzo non è né equiparato al quantitativo né alla qualità, perché a parere mio fa lo stesso identico effetto delle creme che pago dai 4 ai 7 euro invece che appunto 25. Quindi io la metto nei ni proprio perché sì, come crema è buona, è vero, però diciamo non è che fa i miracoli nonostante appunto il prezzo che costi. Altro prodotto che metto nei ni è questo prodotto qua di Elf, che è il Lip Primer and Plumper. Allora, questo prodotto è doppio, dove da una parte c'è il primer, che io boccio, perché non mi piace per niente e poi vi dico perché, mentre da una parte c'è il plump che io invece adoro. Allora, il primer lo boccio perché, allora innanzitutto vi faccio vedere che se io lo sguoccio sulla mano, spero riusciate a vederlo, comunque è qua, eccolo, si vede, cioè dà un colore marroncino. Quindi se io vado a mettere un rossetto sotto chiaro, cioè il rossetto mi perde tutta la sua brillantezza. Per esempio, l'ho provato a utilizzare, ho detto vabbè, sabato sera ho messo il Candy Gnam Gnam e sono andata praticamente ad utilizzarlo e praticamente il rossetto era sì un rosa, ma non era un bel rosa brillante. Quindi diciamo abolito. Ho provato invece a metterci la matita, quella primer di che vi avevo già messo nei ni perché praticamente mi fa sbaffare il rossetto, però come primer veramente ottima. Dall'altra parte invece ha il plump, che è praticamente quella cera che deve essere messa appunto contornato per non far sbaffare il rossetto, e questa è diciamo qualcosa di favoloso, effettivamente funziona. Quindi lo metto nei ni perché praticamente boccio una parte mentre promuovo l'altra. Passiamo adesso a tutti i prodotti top che ho trovato nel mese di marzo. Allora, come prodotti corpo ve ne dimostro tre, che sono tre prodotti nuovi che ho utilizzato. Allora, il primo è questo scrub della Naturals alla cioccolata, che è buonissimo. Io tra l'altro l'ho già finito, ha una profumazione che sa veramente di cioccolato, sembra appunto tipo il Chobar quando andate tipo a fare il Chobar, una cioccolata calda, eccetera eccetera. La profumazione è buonissima, il quantitativo è di 200 ml. Eccolo qua. E il prezzo è veramente piccolo perché a me mi sembra di averlo pagato 2,95, insomma, pochissimo. Quindi stra promosso questo prodotto. Altro prodotto che promuovo è questo bagno schiuma dell'Angelica Botanics al latte d'avena con estratto d'avena, scusatemi, bio. E lo promuovo perché, allora, innanzitutto la profumazione è stra
stra ottima. Lo metto in vasca, fa una bella schiuma, che a me adoro i sapori, i bagnoschiumi che fanno schiuma. E soprattutto, diciamo, fa ciò che promette, perché qui c'è scritto idratante elasticizzante ed effettivamente idrata molto molto la pelle, al che una volta uscita dalla doccia non ci sarebbe bisogno, perché ha una pelle, vi dico, normale, io purtroppo ho la pelle setta, di mettere una crema a corpo. Ovviamente io la vado a mettere perché appunto ho la pelle molto molto secca. Comunque il bagnoschiuma in questione è questo. Altro prodotto che promuovo sempre per il corpo è questa crema di brochet al latte di mandorla. Questo l'avevo acquistato dalla mia amica Teresa, la quale mando un bacio enorme, e praticamente l'ho tirato fuori solamente adesso perché cercavo di smaltire, insomma, un po' di prodotti. Questo mese è tirato tantissimo vento, la mia pelle era più secca del solito e quindi praticamente ho deciso di utilizzare questo prodotto. Allora, innanzitutto la profumazione è buonissima perché sta veramente veramente di mandorle. Il quantitativo è 200 ml, non so se, eccolo qua, 200 ml, e il prezzo era relativamente piccolo perché a me mi sembra che l'ho pagato tipo 3,95 euro, quindi insomma prodotto stra stra consigliato. Idrata molto bene anche la pelle, infatti per esempio le mie gambe una volta quando andavo a applicare questa crema, diciamo, erano veramente belle belle idratate. Passiamo adesso ai prodottini di make up. Allora, come primo prodotto promuovo questo pennello della linea Royal Beauty, che ho acquistato da CAD al modico prezzo di quasi 9 euro. Allora, è un pennello morbidissimo, io ve l'ho già recensito nei prodotti, nel video dove vi parlo dei prodotti make up per la base viso al di sotto di 10 euro. Vi lascio il link sotto e vi invito a vederlo perché troverete delle idee, degli spunti molto molto carini per truccarsi con poco prezzo, e è molto molto buono, mi piace molto, è veramente molto morbido e lo stra stra promosso. Tra l'altro di questa linea qui Royal Beauty ho anche dei pennelli occhi che però ancora non ho provato, quindi una volta che poi l'ho provato vi farò sapere. Altro prodotto che vi promuovo è questo mascara, che è il Pufavampa. Io non l'avevo mai acquistato, cioè, o meglio, l'ho acquistato per i saldi, ma nella colorazione blu, che quindi mi sono messa da parte per l'estate, e quando sono andata a casa l'ultima volta stava in offerta tipo sui 7 euro e quindi ho acquistato questo mascara. Allora, lo scovolino è fatto così. E io lo utilizzo solamente il sabato e la domenica, mentre in settimana utilizzo mascara come la Love Extreme o il Go Lash Wild di Essence, che sono appunto mascara molto più economici e quindi che se lo uso tutti i giorni, insomma, se lo devo struccare e poi ritruccare, non me ne pento. Questo invece lo utilizzo il fine settimana e devo dire la verità, è stra ottimo. Tra l'altro l'ho messo sabato scorso, l'avete visto nel blog. Nel mio blog, appunto, mi lascio magari il link sotto, e praticamente la sera quando sono arrivata a struccare sono stata tipo 3 ore lì con lo struccante e continuava a venire fuori il nero, quindi vuol dire che è veramente un prodotto ottimo, quindi Pupavamp stra 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 promosso. Altro prodotto che promuovo sono dei prodotti per la base del viso. Allora, innanzitutto promuovo l'Avon Magic X Perfect, Face Perfector, che è veramente favoloso. Anche questo ve l'ho recensito nel video sotto dei prodotti per la base del viso al di sotto di 10 euro, e come potete vedere si presenta in una cremina bianca che una volta che praticamente viene, vedete, spalmata sulla mano, va a uniformare il carnato e praticamente permette appunto al fondotinta, al correttore, di non entrare in quelle fastidiose pieghette nel viso, quindi un prodotto stra promosso. Tra l'altro mi sembra che costi sui 7 euro, quindi insomma il gioco ne vale la candela. Ha anche fattore di protezione 20 per 30 ml di prodotto, quindi prodotto stra 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 promosso. Lo vedrete comunque utilizzare anche in un video che ho girato, Get Ready With Me, che vi caricherò sicuramente a giorni. Altro prodotto che stra promuovo, e anche questo ve ne ho parlato nel video dei prodotti top, prodotti make up al di sotto di 10 euro, è questo di Essence, il Soft Touch Mousse, che a me stra 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 piace. Infatti, come potete vedere, sta quasi a fine. Mi piace veramente molto perché è una mousse molto leggera che praticamente applicata sul viso rende
rende il viso molto morbido, molto vellosato e ovviamente è buono perché anche il prezzo, diciamo 3,39 mi sembra quasi, cioè costa una bischierata, è vastissimo, quindi prodotto stra consigliato. Vi faccio vedere il prodotto, è questo qua, vedete, è una mousse, però una volta che si applica sulla mano sembra quasi un prodotto in crema, quindi buonissimo, buonissimo, buonissimo. Unica pecca, che ho sbagliato io, ho preso una colorazione, questa colorazione l'ho comprata quest'inverno, quindi adesso è che è la 04 Matte Ivory, che adesso è un pochino troppo chiara per me. Comunque, diciamo, io la vado, diciamo, lo prelevo con un pennellino, metto poi un pochino di fondotinta scuro, della colorazione scura sulla mano, mischio e la vado a mettere ed è perfetta. Altro prodotto che vi stra consiglio è questa linea di ombretti qua della It Style, che sono praticamente ombretti, classici ombretti normali. In particolar modo vi voglio mettere in evidenza questo rossetto qua nero matte, il numero 58, che io sto veramente adorando. Allora, io lo prelievo sia per tamponare la riga sotto l'occhio, lo prelievo anche per tamponare l'eyeliner e l'ho utilizzato anche, come avete visto in un mio video, Get Ready With Me, praticamente per metterlo nella piega dell'occhio. È un ombretto strafavoloso, tra l'altro costano 2,50 euro. A me me ne ha regalati 3 Gabriele per la festa della donna e li sto veramente amando. Sinceramente avevo comprato anche un mascara tempo fa da It Style, non me l'ho mai fatto vedere, però non è che mi ci sono trovata chissà bene, ma con questi ombretti sono una favola. Ottima pigmentazione, vi faccio vedere. Ottimissima pigmentazione, sfumabilità, guardate, ottima, ottima, ottima veramente, e soprattutto il prezzo, perché è un prezzo veramente, veramente low cost. Allora, per finire, se qualcuno mi dà contro non mi interessa assolutamente niente, vi mostro un prodotto che mi è arrivato da pochissimi giorni e mi è stato inviato iscrivendomi al sito al femminile, che praticamente sceglie delle ragazze per testare alcuni prodotti e per inviare la recensione. Questo prodotto praticamente a me è arrivato il 24 lunedì, e da quando mi è arrivato praticamente la mattina, ho avuto modo di testarlo. Vi avevo messo anche la foto su Instagram, quindi se magari vi interessa andare a vedere, insomma, se siete iscritti a Instagram, se non lo siete iscrivetevi, vi lascio tutti i dati comunque qui sotto nell'info box. È questa BB Cream della Deborah. Allora, io ho già mandato la recensione al sito di appunto al femminile perché mi ci sono trovata benissimo. Allora, qui dice praticamente: leviga, corregge, uniforma, idrata e protegge. L'unica cosa negativa che io ho trovato, a mio parere, è la copertina, che non è che copra perfettamente, però per esempio stamattina ho provato a utilizzarla senza applicare il correttore e mi sembra che il viso ditemelo anche voi, cioè se mi vedete da video, non so come vedete il viso da video, che la carnagione si è molto ben uniformata. E praticamente io mi sento la pelle molto leggera, cioè è bella idratata, non tira, non si sgretola e devo dire la verità, mi sono fatta questo make up stamattina alle 7:30, sono le 1 e sta ancora lì, cioè piantonato lì. Non ho messo neanche il make up fixer stamattina perché praticamente sono uscita prestissimo, ho fatto una base semplice con la BB cream, un po' di cipria, ho messo un po' di terra, un po' di blush e sono uscita. Il trucco occhi me lo sono rifatto adesso senza però, diciamo, appunto andare a ritoccare la base. Quindi ragazze, questo è tutto. Fatemi sapere se anche voi avete magari provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati. Un bacione enorme a tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!